buongiorno a tutti, grazie di essere venuti ancora una volta al corso di Semiotica della Cultura e anche il seminario Incontri in Senso. Quest'oggi ho il piacere di presentarvi una collega e amica di noi, di Chiedata. Questo è vero. Turco, che è una ricercatrice illustre del campo semiotico e una grande specialista soprattutto di semiotica del gender, quando parli di gender studies, con un approccio estremamente originale che combina appunto questo ambito del sapere, la sua metodologia, con la semiotica. Le sue presentazioni sono sempre molto originali, hanno sempre un taglio estremamente interessante, copre un'area che io personalmente conosco molto poco, quindi la ringrazio davvero per essere per quello che pensi qui. Che siano originali. E quindi oggi ci presenta un contributo intitolato Frammenti di sé dal voyeurismo al dettaglio per una semiotica dell'identità situata. So che credo ci parlerà anche di selfies, di cui abbiamo già parlato, ci interessano molto. Questo intervento si inserisce con gli altri interventi in questa riflessione a più voci sulla semiotica del volto. Approfitto per ringraziare anche Gianmarco Giuliano che provvede alla registrazione video di queste conferenze e anche ad uploadarle sul nostro canale YouTube. Quindi come sempre vi propongo di accogliere la nostra conferenziere con un breve applauso. Grazie Massimo di questa sin troppo generosa presentazione, devo dire. Adesso mi metti nelle condizioni di dover dire delle cose intelligenti e questo non l'avevo previsto, ma vabbè, insomma, nel pubblico ci sono una serie di miei studenti che sono venuti invitati da me per aiutarmi a, diciamo così, dissimulare nel momento in cui ci fossero dei momenti di stanca, ecco, della presentazione. Grazie, ma in realtà grazie soprattutto per avermi per aver accettato, insomma, questo modesto contributo all'interno del tuo corso e di questo ricco ciclo di seminari di incontri sul senso. Allora, se vede sì, dunque questo è più o meno quello di cui cercherò di parlarvi oggi. Mi cospargo il capo di cenere e lo dico prima, insomma, in modo che sia una captatio benevolentiae che vi chiedo e vi propongo subito prima di iniziare a parlare. È una ricerca questa che sto facendo, che è allo stadio iniziale, e quindi non vi proporrò delle conclusioni, semmai delle domande, e anzi sarebbe bello poi, insomma, che il vostro contributo, il contributo di voi tutti, potesse aiutarmi a indirizzare le eventuali risposte che cercherò di dare in futuro sulle domande cognitive che mi pongo. Comunque, in generale, visto che si tratta di una lezione rivolta soprattutto agli studenti e alle studentesse, visto che non tutti e tutte le presenti hanno delle specifiche nozioni che riguardano i cultural studies e i gender studies, i miei studenti passati e presenti mi perdoneranno questo, perché ovviamente loro sanno già queste cose perché gliele ho già spiegate più e più volte a lezione, però ho bisogno di introdurre gli argomenti facendo un pochettino il punto della situazione intorno al frame teorico entro cui mi muovo, perché altrimenti davvero non si capisce dove voglio arrivare a parare. Quindi vi parlerò un pochino di cultural studies, di visual studies, di gender studies, vi parlerò un pochino di come i gender studies, più nel dettaglio, considerano l'idea di corpo filosoficamente parlando, vi parlerò di quello che è forse l'aspetto più importante dell'incrocio tra i gender studies e i visual studies, e cioè alcune nozioni a proposito dello sguardo e dell'orchestrazione degli sguardi e della posizione retorica del voyeur, che è stata al centro del ragionamento dei gender studies praticamente dalla loro nascita fino ad oggi.
E per arrivare, tutto questo per arrivare insomma a discutere di quello che c'è scritto nel titolo del mio intervento, e cioè del frammento di sé, che arriveremo a vedere che cos'è il frammento di sé, ma sostanzialmente quello che farò per raccontarvi questo frammento sarà parlare di autoritratto, autoriconoscimento, di dispositivi scopici, di finestre, di ruoli, di soggetti, della relazione tra soggetto e identità, della relazione polemica che c'è tra spazio pubblico e spazio privato, e dell'assenza, della mancanza come posizione critica. Insomma, questo per grandi titoli il contenuto grossolanamente di quello che vi dirò. Allora, Lo ha detto il professor Leone, il frame teorico all'interno del quale mi muovo, questo non soltanto per questo intervento, ma più in generale per tutti quanti i miei percorsi di ricerca, è appunto quello dei gender studies, i quali a loro volta traggono origine, dialogano e si collocano nel più ampio contesto di quelli che vengono generalmente definiti cultural studies e visual studies. Una precisazione che mi preme sempre di fare quando faccio delle lezioni introduttive su questi temi, su questi argomenti, è il fatto che questi tre percorsi di ricerca, quindi i gender studies più nello specifico come mio ambito di riferimento, ma anche i cultural studies e i visual studies, non devono essere pensati come a delle cornici disciplinari, quanto piuttosto come a delle strategie di lettura della realtà sociale di natura eminentemente interdisciplinare, il cui scopo è proprio quello di analizzare il modo in cui i testi e le pratiche culturali vengono prodotti e il modo in cui essi vengono inscritti e diventano operanti all'interno della vita quotidiana degli individui e delle collettività, evidenziandone le strutture di potere. Detto più semplicemente, essi promuovono un'analisi della cultura in cui molta attenzione viene rivolta al processo di produzione e ricezione dei significati, in senso più generale ovviamente nel caso dei cultural studies, e in modo invece più focalizzato sulle questioni di genere e sulla visualità, sull'immagine nel caso rispettivamente dei gender e dei visual studies, e da qui credo si possa facilmente immaginare la relazione che essi hanno, intrattengono con un approccio di analisi testuale più nostro condiviso, e cioè di tipo semiotico. Quindi, riassumendo grossolanamente, i gender studies sono un approccio, non sono una disciplina, questo veramente mi sento di ripeterlo e di dirlo con chiarezza, perché è un errore comune pensare ai gender studies come ad un gruppo organico di strumenti. Non lo sono, non sono una disciplina, ma sono una prospettiva, un modo di guardare alla cultura, non sono un oggetto di studi, non sono un insieme sistematico di strumenti attraverso cui sia possibile di questa cultura prefigurare tipologie e descrizioni. Come anticipavo, dunque, i gender studies si occupano di ragionare intorno alla sfera degli aspetti sociali, culturali e psichici legati all'appartenenza a un sesso. Ora, per motivi di tempo, ovviamente non posso fare qui una ricostruzione ampia né del termine né delle vicende storiche e filosofiche di cui esso è stato protagonista. Però vorrei darne una definizione operativa, qui in questa slide ne trovate una, ma insomma, ce ne sono tante che però insomma, girano più o meno tutte intorno a questa dinamica. E quindi dirvi che si intende per gender quell'insieme variegato di aspettative sociali e culturali che trasformano un dato biologico, il sesso, in un insieme di comportamenti, atteggiamenti, ruoli, percorsi sociali degli individui. Insomma, il genere è una categoria che definisce non solo i modi di appartenenza al sesso e il modo in cui questa appartenenza viene esperita dal singolo uomo o dalla singola donna,
ma anche il modo in cui questa appartenenza viene comunicata, veicolata, rappresentata dagli strumenti della socializzazione come la famiglia, la scuola e, ciò che interessa primariamente a noi in questo contesto, i media. Dunque, l'esistenza dei gender studies ha una natura politica. Nel senso che dal momento della sua nascita la categoria di genere si è sempre posta come uno strumento euristico il cui compito non era soltanto denunciare, ma anche, io vorrei dire, aggiungerei soprattutto, quello di trasformare, riscrivere, ribaltare quei meccanismi di sapere e di potere in grado di stabilire arbitrariamente, metto un punto di domanda, i significati attribuiti alle differenze fisiche e biologiche. Occuparsi di gender studies non significa principalmente analizzare la cultura in maniera passiva per individuare in quali snodi delle rappresentazioni mediatiche noi possiamo trovare le differenze, detto in maniera un po' grossolana, quanto piuttosto assumere nei confronti di queste differenze un atteggiamento politico, appunto, cioè quali sono le strategie di riscrittura eventualmente dei linguaggi che noi possiamo operare e adoperare per scardinare, per trasformare queste differenze. Questo quantomeno è il progetto dei gender studies, il motivo per cui si sono istituiti e il modo in cui sono cresciuti all'interno, diciamo così, del mondo accademico, dopo essere stati, diciamo così, uno strumento allora ancora inconsapevole del movimento femminista negli anni 70. Insomma, come sostiene anche Cristina De Maria, trovate la citazione qui alle mie spalle, il problema è lavorare su quei meccanismi culturali e per esempio il linguaggio, l'immagine, la comunicazione, i meccanismi semiotici in generale, che naturalizzano l'attribuzione, naturalizzano, ok? Quindi rendono come naturale, non essendolo evidentemente, naturalizzano l'attribuzione di pertinenze e funzioni che costruiscono valori condivisi, che assegnano ruoli e posizioni attenziali, tematiche, patemiche a partire da un dato biologico. La domanda dunque diventa: quali sono gli strumenti, le possibilità, le strategie che abbiamo a disposizione per fare questo lavoro di decostruzione politica e polemica? Storicamente nella formulazione di tale questione molta attenzione è stata rivolta, e qui passiamo al secondo punto di quell'indice che vi ho presentato all'inizio, molta attenzione è stata rivolta dalle studiose femministe al corpo, inteso non tanto, non solo come una categoria biologica o sociologica, ma piuttosto come il luogo, e qui cito una forse delle autrici che più hanno marcato la storia filosofica della concezione del corpo in ambito femministe, cioè la Rosy Braidotti di Soggetti Nomadi, dicevo il luogo in cui si sovrappongono quelle determinazioni materiali, simboliche e sociologiche che partecipano alla strutturazione della soggettività. Da questa concezione della corporeità emerge una prospettiva posizionale volta a considerare il soggetto in quanto radicato alla struttura innanzitutto spaziale del corpo. Ecco perché parliamo di una politica della collocazione, da cui anche quel situata che ricorre nel titolo del mio intervento. La trasformazione delle categorizzazioni di genere sembrano appunto suggerirci questi percorsi filosofici di qui sopra, è possibile analizzando e agendo sulle pratiche di rappresentazione e autorappresentazione del soggetto entro un determinato contesto, perché l'identità è sempre costituita all'interno e non all'esterno delle rappresentazioni. Stuart Hall ci suggerisce
Questo è un saggio del 1990 pubblicato in italiano nel 2006 e qui trovate la citazione dalla versione italiana del saggio. Ci suggerisce che l'identità non è o non dovrebbe essere uno specchio che riflette ciò che già esiste, ma piuttosto una forma di rappresentazione capace di costituirci come nuovi tipi di soggetto che ci consenta di scoprire i luoghi da cui parlare. E in questa definizione a me sembra di vedere, notare, insomma, poter in qualche modo individuare, volendo ricondurre queste parole ad un codice che per noi è un pochettino più congeniale, e cioè di tipo semiotico, la struttura polemica che esiste nella figura del destinante e nel modo in cui tale posizione attenziale possa essere collocata all'interno o all'esterno del soggetto. E qui mi rifaccio evidentemente a quanto dice il nostro Guido Ferraro, che sicuramente avete letto nelle sue teorie della narrazione. Nella costruzione dell'identità, dunque, più importante di ciò che si è realmente è come si immagina di essere. E la produzione di immagini, ce lo ricorda Marciani in un saggio che si intitola Il corpo, che sta all'interno di una collettanea curata da De Maria e Nirgard, che si intitola appunto Studi culturali, la produzione di immagini, dice Marciani, è la modalità in cui il corpo prende posto nel discorso. Si tratta del corpo sulla scena e dei suoi regimi di visibilità. Questa consapevolezza apre ad una delle questioni più importanti e più dibattute sia nell'ambito dei gender studies sia più in generale nel contesto dei visual studies, e cioè il problema dello sguardo, o meglio di quella che nell'indice ho chiamato orchestrazione degli sguardi all'interno delle rappresentazioni visive. Di solito apro durante le mie lezioni questo discorso portando sempre una citazione che io considero molto bella per la sua capacità di sintetizzare davvero in pochissime parole, pochissimi dettagli, però in maniera molto evocativa, tutto l'insieme complesso del problema dello sguardo nelle rappresentazioni. Va detto che è questo ormai un grande classico sul tema, per cui non sono l'unica a usare questa citazione, in verità lo facciamo un po' tutte, e parlo al femminile perché le studiose di gender sono praticamente per il 95% donne, però lo facciamo un po' tutte, di solito questa citazione nei nostri passaggi, nei nostri scritti ricorre. Si tratta di di alcune righe scritte da una persona che non ha nulla a che fare con la semiotica, in verità, e cioè John Berger, che faceva il critico d'arte e che appunto nei primi anni 70, parlando del nudo femminile nell'arte, scriveva: nella forma artistica del nudo europeo, i pittori e gli spettatori proprietari erano di solito uomini, mentre le persone trattate da oggetti erano per lo più donne. Questa disparità è così profondamente radicata nella nostra cultura da strutturare ancora oggi la coscienza di molte donne. Sorvegliano la propria femminilità esattamente come fanno gli uomini. Si potrebbe semplificare dicendo: gli uomini agiscono e le donne appaiono. Gli uomini guardano le donne osservano se stesse essere guardate. Questo passaggio a me piace moltissimo: le donne osservano se stesse essere guardate. Ciò determina non soltanto il grosso dei rapporti tra uomini e donne, ma anche il rapporto delle donne con se stesse. Il sorvegliante che la donna ha dentro di sé è maschio, il sorvegliato è femmina. Ecco dunque che ella si trasforma in oggetto, e più precisamente in oggetto di visione, e cioè, dice Berger, che per me è veramente illuminante l'uso di questo termine perché è molto centrato sulla questione, la donna si trasforma in veduta, che
se voi cercate sul vocabolario della lingua italiana, troverete essere un sinonimo di panorama, che secondo me è abbastanza indicativo di quello che, di cui stiamo parlando e di quello che spero di riuscire a spiegarvi e trasmettervi con questa lezione. Ora, credo che sia un esercizio abbastanza facile e banale, anche non particolarmente semioticamente rilevante, devo dire la verità, però insomma è facile da fare e alla mercé di chiunque, quello di guardare alle numerose immagini della cultura visuale contemporanea, dalle fotografie di moda, agli spot pubblicitari, dai film, ai programmi televisivi, metteteci dentro veramente tutto ciò che vi pare, per accorgersi come vi sia una maniera ricorrente attraverso cui la donna viene rappresentata. Un oggetto appunto da guardare, un corpo ridotto a pochi dettagli e frammenti. Eccola qui che compare per la prima volta questa parola che e pare essere insomma l'idea centrale di questo intervento, dal momento che è anche la prima del titolo. Una donna ridotta a pochi dettagli e frammenti, e quindi la domanda diventa: come significano questi frammenti, questi corpi? Come significano questi corpi privati dell'unità soggettiva e trasformati, come dice Berger, in veduta? Potrei farvi, non lo farò, ma potrei farvi più o meno un milione di esempi di testi che ho analizzato io, che ho visto analizzare da colleghi e colleghe, che ho visto analizzare o da studenti e studentesse con cui ho lavorato in questi anni, per dimostrarvi che questa cosa è veramente ricorrente. Quindi vi chiedo un atto di fiducia, perché ovviamente non posso farlo qui in maniera sistematica. Ci tengo a dire una cosa, anche perché è una cosa che è venuta fuori proprio di recente durante alcune delle mie lezioni. Spesso e volentieri questa strategia enunciativa si delinea nei testi, e quindi questa modalità rappresentativa di veduta si delinea spesso e volentieri nei testi, anche quando i testi apparentemente o quantomeno esplicitamente vorrebbero porsi in contrapposizione nei confronti di questo mainstream. Cioè, anche i testi che cercano di stare fuori spesso e volentieri finiscono per cadere dentro. Non ho il tempo di spiegarvi perché, è insomma una questione che attiene alla cultura generale e sarebbe un discorso veramente molto ampio, però effettivamente succede. Quindi insomma, questo problema della veduta, vi sto dicendo questa cosa perché un po' mi faccio problema da sola, e vi spiego perché mi faccio problema da sola. Berger questa cosa qua l'ha scritta appunto negli anni 70, quando si parlava moltissimo di patriarcato, e le femministe scrivevano del patriarcato e postulavano l'esistenza del patriarcato. Ed è ovvio che anche io oggi a volte mi sento a disagio nel ritornare all'uso di questa terminologia, che oltre ad essere politicamente molto collocata in un determinato momento storico, può sembrare anche proprio semplicemente da un punto di vista linguistico un po' anacronistica. E forse lo è, insomma, non voglio assolutamente convincervi qui del contrario. Quello che io da semiotica e da analista dei testi posso fare è semplicemente intercettare una tendenza, cioè analizzare e vedere come funzionano i testi. E facendo questo mestiere da un po' di anni, come appunto diceva Massimo Leone prima, e occupandomi di questo tipo di testi da davvero parecchio tempo, quello che vi posso dire davvero, come chiedendovi un atto di fiducia nei miei confronti, è che questa tendenza esiste, nonostante da Berger e dal patriarcato siano passati una quarantina d'anni. Chiusa la parentesi che non era prevista, ma insomma, per onestà intellettuale volevo farvi. Tornando al nostro problema dello sguardo, è sicuramente il saggio di Laura Mulvey del 1975, che si intitola Visual Pleasure and Narrative Cinema, lei si occupava di cinema, a dare il via alle riflessioni femministe sullo sguardo e sui meccanismi di identificazione cinematografica.
Sì, credo di avere una slide anche su questo, sì. Al centro del saggio di Malve vi è l'ipotesi che l'efficacia delle immagini cinematografica sia dovuta a modelli della differenza sessuale che sono parte integrante della soggettività dello spettatore, o meglio, delle formazioni sociali entro cui si è formato e in cui vive. Volendo tradurre in termini un pochino più semiotici questa cosa che vi ho appena detto, potremmo dire che essi sono per lo spettatore dei modelli culturali, e cioè delle configurazioni discorsive ricorrenti, rette da precise strutture narrative, che tengono insieme intere enciclopedie di segni sui quali noi costruiamo la nostra visione del mondo, definendo tutto: cose, eventi, sentimenti, concetti astratti. E ho usato, per dare questa definizione di modelli culturali, quello che di questo scrive Antonio Sant'Angelo nel suo Semiotica dell'audiovisivo. Tornando a Malvey, vi sarebbe una sorta di relazione tra la società patriarcale, eccola di nuovo, ma anche Visual Pleasure è del 1975, per cui gli anni erano gli stessi di Berger, quindi non ci distanziamo molto, una sorta di relazione tra la società patriarcale e il modo inconscio in cui essa interviene nella scrittura cinematografica. Vi dicevo che lei appunto si occupava di cinema, ma evidentemente in maniera simile noi possiamo considerare gli altri apparati di produzione mediatica, iscrivendosi nelle immagini e strutturando il modo in cui lo spettacolo viene guardato. Per argomentare i modi di queste iscrizioni, Malvey fa ricorso a due concetti psicoanalitici: quello freudiano della scopofilia, con cui si indica il piacere che deriva dal guardare un'altra persona trasformandola in oggetto di stimolazione sessuale, e quello della fase dello specchio, invece, di lacaniana memoria, che considera il momento in cui il bambino, vedendo la propria immagine riflessa nello specchio, dà avvio alla costruzione dell'ego individuale. Molto semplificando, possiamo riassumere dicendo che attraverso i meccanismi di identificazione cinematografica, attraverso questi meccanismi di identificazione, la visione cinematografica contribuisce a rinforzare il proprio senso del sé attraverso uno sguardo voyeuristico. Ma in una società patriarcale, lo abbiamo già detto, il piacere dello sguardo appartiene all'ordine del maschile. È l'uomo che può e vuole guardare, collocandosi quindi egli nella dimensione del volere e del potere, mentre la donna viene guardata mantenendo un ruolo passivo e rintanandosi dunque nella dimensione del dovere. La presenza femminile coincide con lo spettacolo, è lo spettacolo in sé, e questo spettacolo si articola attraverso la strategia discorsiva del frammento, perché il frammento è la strategia discorsiva del voyeur, dello sguardo voyeuristico. Dice Malvey, e lo chiarisce molto bene in questo passaggio, i primi compiani convenzionali delle gambe, Dietrich per esempio, o un volto, Garbo, integrano nella narrazione un diverso tono di erotismo. Una parte d'un corpo frammentato distrugge lo spazio rinascimentale, l'illusione di profondità richiesta dalla narrazione. Insomma, l'immagine femminile ha un ruolo duplice e interviene a livelli diversi della strutturazione del testo. Nell'economia del film è l'oggetto erotico da conquistare, nella sua economia discorsiva è l'oggetto erotico offerto allo sguardo dello spettatore, e questa offerta erotica avviene attraverso l'espediente visivo voyeuristico, appunto, del frammento: una caviglia, una scollatura delle gambe, una bocca e così via. Mi viene in mente a questo proposito un noto saggio di Victor Stoichita, in cui propone l'analisi di un film veramente molto famoso di Hitchcock, che si intitola La finestra sul cortile, ed ecco perché vi avevo promesso di parlarvi di finestre.
Suechita fa una lunga riflessione sulle finestre in questo saggio come dispositivi o un saggio contenuto in una rivista che si intitola Carte semiotiche, sulle finestre come dispositivi ottici, cioè delle sorte di buchi nel muro, superfici trasparenti che interrompono la continuità opaca di un edificio che racchiude e occulta la vita privata delle persone. La finestra di Hitchcock, dice, altro non è alla fine se non l'erede del dispositivo liminare di tutta l'arte occidentale, cioè il quadro, e una figura del nuovo dispositivo, cioè quello cinematografico. In altre parole, è una figura dello schermo. E aggiungo io a questo punto e vi introduco appunto a quello che è poi più nello specifico il piccolo, piccolissimo, ristretto gruppo di testi entro cui ho iniziato, ho avviato la mia riflessione su questo tema. I nostri social network non sono appunto delle finestre, cioè dei buchi che interrompono l'opacità e offrono ad un certo numero di spettatori uno sguardo sulla nostra vita privata, cioè non sono esattamente la stessa cosa che rappresentavano nel film di Hitchcock le finestre allo sguardo di chi dotato di strumentazioni varie si poneva a guardare voyeuristicamente la vita privata di chi gli stava di fronte. Suechita, per spiegare questa cosa, utilizza nel suo saggio cita un'opera di Marcel Duchamp, che è questa che state vedendo in questa slide. Che si tratta di un'installazione veramente molto molto bella, veramente molto interessante, di fatto una grande porta di legno circondata da pesanti mattoni, tutta quanta fatta, adesso non so quanto riusciate a vedere voi, però insomma tutto sommato si intuisce, ci sono tantissimi chiodi che tengono ferme tra di loro le assi di legno che compongono la porta, ma se voi vi avvicinate bene 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 all'altezza più o meno visiva dell'uomo, dello sguardo dell'uomo medio, c'è uomo come termine estensivo inteso per umanità evidentemente, quindi anche della donna media, non solo dell'uomo medio. Questo è ciò a cui ti costringe l'essere una studiosa di gender studies, cioè fare continuamente delle precisazioni intorno all'uso del linguaggio, che è uno dei motivi per cui anche nei testi in cui ci si pone in posizione critica nei confronti del mainstream si finisce per ricadere nel mainstream e a utilizzarlo come stereotipicamente come strumento di comunicazione. Chiusa l'ennesima parentesi, all'altezza degli occhi si intravedono dei minuscoli fori che offrono a chi si avvicina abbastanza per poterci guardare dentro uno spettacolo inatteso, perché dietro la porta c'è dipinto il corpo nudo di una donna con le gambe spalancate che esibiscono in maniera ostentata allo spettatore i propri genitali. È la realizzazione di fatto del perfetto dispositivo voyeuristico, è il buco nella serratura, letteralmente, che è un tema molto caro allo stesso Hitchcock, chi conosce i film di Hitchcock lo sa, e che però è un tema che poi ricorre nella storia del cinema. Io stessa, che non sono propriamente una studiosa sistematica del cinema, ne ho parlato in un saggio che adesso è raccolta all'interno della collettanea Uno sguardo più attento, curata da Ferraro e Sant'Angelo, insomma, un saggio all'interno del quale analizzo il film La sconosciuta di Giuseppe Tornatore, che inizia esattamente con un dispositivo ottico voyeuristico di questo tipo, cioè il buco nella serratura. E Suechita, parlando di quest'opera, proprio citando Mulvey peraltro, sostiene che nel film di Hitchcock che sta analizzando, lo spettacolo cinematografico offre un'alternanza tra pulsione scopica e
erotizzazione dello sguardo ed emblematica amorosa. Il regime di sguardi che viene a crearsi in questo come in altri casi è quello di uno sguardo, come ho già detto prima, di uno sguardo maschile che guarda e di uno femminile che guarda se stesso essere guardato. La donna si trova così a costituire la superficie dell'immagine e non la sua profondità. E ci tengo a questo proposito a chiarire due cose. La prima, quando si parla di sguardo maschile non si intende evidentemente riferirsi allo sguardo dei singoli individui maschili che fruiscono di un testo o lo abitano, perché ovviamente anche alle donne è data la possibilità di fruire degli stessi testi di cui almeno questa parità ce l'abbiamo, voglio dire, e possiamo guardare le stesse cose. Non si tratta quindi di dei singoli individui maschili che fruiscono di un testo o lo abitano, ma al modo in cui una certa cultura definisce il proprio sguardo come sistema di rappresentazione. In questo senso non è tanto rilevante di un testo domandarsi di chi sia il suo spettatore reale o presunto, quanto piuttosto ragionare intorno alla collocazione dell'attento osservatore all'interno del testo. Seconda cosa, tutto il ragionamento che ho fatto non significa che le donne spettatrici non abbiano altra strada che abbracciare i significati di immagini così costruite. Il problema non è se e come i linguaggi, quello visivo certamente, ma anche altri, riflettano, nascondano, trasformino una realtà femminile esistente, ma piuttosto quali modelli di identità femminile e maschile, il femminile e maschile perché come sapete il senso si costruisce anche per differenza, proponga e quindi quali forme di identificazione e di negoziazione dei ruoli renda la nostra cultura disponibili. E quindi veniamo alla questione. All'interno del panorama teorico che vi ho fin qui descritto, quello che vorrei tentare di fare oggi è una valutazione in qualche modo dissenziente degli effetti di senso del dettaglio, negli usi di questo, che di questo si fanno nelle pratiche di autorappresentazione fotografica nei social network. Le fotografie che vedete in questa slide sono state da me liberamente tratte, e quindi spero che nessuno abbia a che arrabbiarsi di questo, dai social network che mi capita di frequentare. Formulerò delle pubbliche scuse nei confronti di quanti amici o diciamo dilapidato della propria immagine di profilo in questa slide. Ce n'era anche qualcuna dei presenti, ma le ho tolte. Certo, sono pubbliche, ovviamente, altrimenti non l'avrei messa in una slide che viene ripresa lì da quella telecamera. Sono pubbliche, insomma, tutt'al più possono originare il problema di qualcuno di finire, di non aver piacere di finire all'interno di un seminario di semiotica, però per il resto, insomma, avendole pubblicate, suppongo che possano essere considerate, un modo pubblico di autorappresentarsi di costoro che si sono così. Peraltro sono quasi tutti amici, quasi tutti, perché alcune vengono appunto dalle immagini di profilo dei social network che mi capita di frequentare, uno tra tutti Facebook, e ce ne sono anche un paio miei peraltro, per cui insomma un occhio attento può controllare. Sì. Ma sono pubbliche le immagini o sono di proprietà di Facebook? Perché mi ricordavo questo carino qui. A questo posso non rispondere, magari. Non sono un esperto, lo ignoro. Sono pubbliche nella misura, allora dovremmo metterci d'accordo sul significato della parola pubblico. Pubblicamente visibili, certamente. Legalmente pubbliche, forse non so, sono di proprietà di Facebook. Secondo me la risposta è questa, però lo ignoro e quindi insomma mi astengo. Beh, male che vada, insomma mi arresteranno, ma insomma dai. In realtà sto rendendo molto note alcune persone che adesso insomma avranno di che guadagnare dalla resa, dal ritorno d'immagine che questo seminario che ha pubblici oceanici.
Allora, dicevo che sono alcune immagini di profilo di miei contatti, altre sono state invece, le ho selezionate facendo delle ricerche tematiche, per esempio su Instagram, utilizzando dei filtri come filtri, hashtag come io, me, frammenti di me, fragments of me, myself, eccetera, cioè delle descrizioni che in qualche modo denunciassero la posizione enunciativa del soggetto che con quello scatto. E questo è sicuramente vero nel caso dell'immagine di profilo di Facebook, cioè nel momento in cui io metto sulla mia pagina Facebook quella e quella determinata immagine di profilo a rappresentarmi, quello che sto facendo è cercare di rappresentare me stesso attraverso un atto che potremmo definire di parola. Come vedete, in tutti questi scatti o autoscatti, suppongo che la maggior parte lo siano, in verità non possiamo saperlo, si affida la rappresentazione della propria soggettività ad un frammento del volto, talvolta solo un occhio o uno sguardo, talvolta una porzione del viso, situando dunque la propria identità in quel dettaglio. La domanda cognitiva entro cui mi muovo è questa: gli effetti di senso di tale modalità rappresentativa come dialogano con la dinamica osservante-osservato che abbiamo esposto sopra? In che modo noi possiamo analizzare tali testi e considerare le identità che da essi scaturiscono, posizionarci in una prospettiva femminista e quindi, data l'esigenza di passare, come dicevo, da una concezione del gender di base come costruzione semiotica a una concezione politica volta a smantellare i meccanismi semiotici che producono le differenze? Come dobbiamo porci nei confronti? Cosa significano questi testi? Cioè, in questo frame, in questa nostra necessità, anche femminista, che cosa possiamo dedurre dal posizionamento del soggetto che denuncia e rappresenta la propria soggettività, fa un atto di parola enunciativa così, rappresentandosi con un occhio, con una bocca, cioè con quel frammento di cui vi ricordo poco fa Laura Malvi ci diceva essere la strategia enunciativa del voyeur, cioè della donna che osserva se stessa essere osservata, della veduta. Vi dicevo, l'ho detto nella prima frase, prima ancora di introdurre questa immagine, vi propongo una lettura che va contro quella di Laura Mulvey in qualche maniera, in questo preciso caso, sia chiaro, e che quindi in qualche maniera dissenziente, che si discosta, che prova a rispondere diversamente rispetto a questa strategia testuale. Allora, per rispondere a questa domanda, quindi per discutere insieme a voi di questo, di questa domanda così come ve l'ho posta, proverò a dire qualcosa a proposito di strutture enunciative, di finestre e buchi nel muro, della tensione tra svelamento e occultamento, di trasparenza e opacità, di iperritualizzazione e pornografia, di immaginario e intersoggettività, di spazio pubblico e spazio privato, di sentire individuale e sapere collettivo, di visibile e invisibile, di studium e di punctum, di fotografia come testimonianza di sé e di riconfigurazione della posizione dello spettatore. E questa riconfigurazione della posizione dello spettatore è appunto la mia risposta provvisoria, e lo dico, insomma, faccio un piccolo spoiler di quello che sarà l'ultima riga di questo intervento. Allora, mi sembra che un utile punto di partenza possa essere rappresentato da alcune considerazioni sull'autoritratto, la cui storia lunga e complessa puntella da sempre la storia della pittura, da che ne esiste testimonianza, di cui peraltro io non sono una grande esperta, ma non è questo il punto. In qualche modo l'esigenza di rappresentare se stessi, ed è questa la cosa che mi interessa in questa sede, attraverso l'immagine, esiste da sempre, da molto prima della fotografia, da prima della fotografia digitale, da prima del fenomeno contemporaneo del selfie. E questo a mio parere perché l'autoritratto è una forma di firma
che mette insieme in modo compiuto enunciato ed enunciazione. L'autoritratto è un esplicito autoriconoscimento che implica un'autodestinazione. È un espediente sintattico abbastanza tipico dell'autoritratto è ovviamente lo sguardo in macchina, un débrayage che ha l'effetto di chiamare in causa attivamente lo spettatore, il quale viene dotato di un dover fare. L'autoritratto denuncia la propria identità artificiale rimanendo narrativamente e visivamente fuori enunciato e orientando l'interpretazione dello spettatore. E volendo rifarmi in questo ad un tema che già in passato questo gruppo di semiotici ha portato avanti nelle proprie ricerche, potrei ipotizzare una certa capacità di agency di questo antesignano del selfie e quindi poi del selfie come conseguenza. Tornando a riconsiderare il già citato saggio di Stoichita, mi domando se sia possibile intravedere nella pratica autofotografica del frammento che ho presentato poco fa un effetto di senso simile a quello creato dalla finestra come dispositivo scopico. Cioè, possiamo assegnare allo zoom, in produzione o post-produzione, poco importa, la medesima capacità che ha appunto la finestra di creare una tensione critica tra lo svelamento e l'occultamento, tra la trasparenza e l'opacità nella rappresentazione, in questo caso della soggettività? In questa prospettiva, il dettaglio offerto alla vista dello spettatore non sarebbe l'unico significante in scena, perché ciò che manca produce altrettanta circolazione di significato e anzi semplifica il coinvolgimento dello spettatore, che deve attivare un gioco di inferenze per completare la storia. E in questo caso in particolare si tratta di passare da un frammento ad un volto, da questo a un'identità e infine da un'identità ad un soggetto. E quindi forse dobbiamo spendere a questo punto qualche minuto per, sospendendo appunto questo discorso sull'assenza, per invece addentrarci sulla nozione di soggetto. Allora, ho già provato a definire altrove il soggetto, che è insomma evidentemente per contingenza, per il fatto stesso che io mi occupo di gender studies, uno dei temi principali delle mie ricerche. Ho già provato a definire altrove la relazione, quindi mi rifaccio a questi altrove che ho prodotto in passato, tra le nozioni di soggetto e di identità, e so che insomma questa relazione non è priva di complessità. Il soggetto si pone sempre come costruzione di una complessa rete di relazioni, mai dato univoco e costituito una volta per tutte, ma sempre luogo di continue riconfigurazioni e trasformazioni, luogo di conflitti e tensioni, come parziali e sempre possibili rinegoziazioni e rinegoziabili pattuizioni. Lo dice Patrizia Violi in questo numero, nell'introduzione, per dire la verità, di questo numero di Versus, che è una rivista di studi semiotici nota a chi si occupa di questi temi. L'esperienza dell'io dipende dal fatto di essere inserito in certe posizioni comunicative e quindi pensato come individuo determinato, con una certa identità. E il concetto di identità fa riferimento da un lato al modo in cui l'individuo considera e costruisce se stesso come parte dei gruppi sociali a cui appartiene. Di questo, devo essere onesta, ha parlato moltissimo in molti suoi scritti anche Ugo Volli, e ci sono dei passaggi che si riferiscono a questo anche nel suo libro Lezioni di filosofia della comunicazione, quindi per una panoramica sul tema potete rifarvi sicuramente a questo testo. Il concetto di identità fa riferimento da un lato al modo in cui l'individuo considera e costruisce se stesso come parte dei gruppi sociali a cui appartiene. Dall'altro riguarda le regole, gli usi e le abitudini che consentono a ciascuno di vivere in società, relazionandosi con successo con se stesso e con gli altri. E qui mi sembra si possa intuire facilmente il legame forte tra questo concetto e quanto dicevo prima a proposito del gender come sistema di aspettative, che appunto da un dato biologico vengono trasformate in un dato sociale, culturale, e anche con la posizione semiotica del destinante e ancora di più, diciamo così, ad un ragionamento intorno alla relazione tra destinante soggettivo oggettivo, ancora per meglio dire con l'esistenza di un principio di destinazione interno al soggetto che convive, dialoga, si pone in relazione, perché no, anche polemica, con un principio di destinazione a lui esterno. Il concetto
concetto di identità ha a che fare con il problema dei ruoli, cioè che cosa devo fare per essere chi sono, cosa, con il problema della riconoscibilità, cosa devo fare per essere riconosciuto in quanto me stesso come individuo, e quindi sostanzialmente con il problema dell'autorappresentazione, come mi racconto, della testimonianza, a chi mi racconto, oltre che ovviamente con il senso del mio raccontare, perché mi sto raccontando, e l'iscrizione di una narrazione individuale in una storia più ampia, generale, un attante collettivo di cui diventa portavoce attraverso la testimonianza di sé. D'altra parte, il linguaggio visivo, in particolare quello fotografico, svolgono sempre una forte funzione di testimonianza in questo senso, portandosi dietro degli effetti di autenticità, se non addirittura di veridicità, molto potenti e a volte problematici. Anche di questo ha lungamente parlato proprio il professor Volli. Vi cito uno tra tutti, un suo saggio che si occupa di questo, che si intitola False icone per un'analisi semiotica del fotogiornalismo, contenuto in una collettanea a cura di Del Marco e Pezzini. Il dispiego della soggettività, insomma, si manifesta sempre sulla linea di confine tra lo spazio privato e lo spazio pubblico, tra una dimensione intima, cioè familiare, personale, e una invece più lontana e sconosciuta, ma proprio per questo anche politica, perché collettiva. Come ha già sostenuto Patrizia Violi nel saggio che vi ho citato poco fa, la cosa interessante della tensione tra pubblico e privato è la differente distribuzione su questi due spazi, che siano essi fisici o virtuali, di due fondamentali dimensioni dell'intersoggettività, e cioè la dimensione polemica e la dimensione contrattuale. Mentre la sfera pubblica è dominata, dice Violi, dalla dimensione polemico-conflittuale, quella privata delle relazioni individuali e della conoscenza interpersonale diretta è invece regolata da una possibile, anche se faticosa, forma contrattuale, appunto, di rapporto. Questa tensione è, mi sembra, una delle basi fondamentali di significazione dei social network, che appunto si collocano con gradi diversi di intensità anche dovuti alle funzioni intrinseche, supposte e presupposte del singolo strumento, proprio sulla linea di confine tra pubblico e privato, nel momento in cui io li considero finestre, come dicevo prima, aprono a questa tensione, a questa polemica rappresentata dal quadrato semiotico. Le forme di autorappresentazione fotografica di sé, dunque, diventano uno strumento di questi processi di significazione polemica. È su questa linea di passaggio tra individuale e collettivo che va inteso il dispiegamento della soggettività, così come lo intendiamo nella nostra prospettiva culturale. E mi avvio quindi a chiudere, come dicevo prima, non abbozzando delle sistematiche conclusioni, quanto semmai lanciando delle domande cognitive a cui possono eventualmente seguire dei processi potenziali di percorsi potenziali di ricerca. Nel 1992 il critico letterario, politologo marxista americano e eclettico personaggio Friedrich Jameson scriveva in un libro che si intitola Firme del visibile, che è peraltro dedicato all'analisi di alcuni registi, tra cui anche Hitchcock, non a caso, che il visuale, diceva Jameson, che il visuale è essenzialmente pornografico. Questa definizione appare sicuramente semplificatoria, ma ha il pregio, secondo me, di trasmettere in modo efficace l'esigenza di indagare il visivo, magari usare, perché no, il visivo, come spazio pubblico dotato di una forza politica agente e non solo come rappresentazione passiva. È tale forza performativa che vorrei ricondurre alle forme di autorappresentazione di cui stiamo parlando oggi, perché, l'ho già anticipato prima, io penso che in questi frammenti di volti femminili, devo essere completamente onesta nel dire che nella slide in cui vi ho presentato tutti quei frammenti di volti tratti dai profili delle persone che conosco, ce n'era uno solo che in verità era un frammento maschile e non femminile, uno soltanto, gli altri erano tutti volti di donne. Ce n'era uno che era il volto di un uomo, ma il gioco è trova l'intruso, ma poco importa in verità, nel senso, ovviamente oggi vi ho parlato di rappresentazioni femminili,
mi occupo spesso di rappresentazioni femminili, i gender studies hanno una sorta di predilizione per le rappresentazioni femminili, ma gender non significa donne, quindi tutto, esattamente tutto quanto quello che ho detto, noi lo potremmo ribaltare dal punto di vista del ragionamento che ne facciamo e degli strumenti di analisi che abbiamo per fare questi ragionamenti sulle rappresentazioni maschili. Magari arriveremmo a conclusioni diverse, parzialmente diverse, non lo so, bisognerebbe provare, però insomma non cambia tantissimo la questione generale di cui dibatto. La mia di proporvi frammenti di visi di donne, e quasi unicamente frammenti di visi di donne, è stata una scelta, ma non l'unica scelta possibile. Dicevo, questa definizione appare semplificatoria, ma ha il pregio di trasmettere in modo efficace l'esigenza di indagare il visivo, usare il visivo come spazio pubblico dotato di una forza politica agente e non solo come rappresentazione passiva. È tale forza performativa che vorrei ricondurre alle forme di autorappresentazione di cui stiamo parlando oggi, perché, appunto, stavo dicendo poco fa, in questi frammenti di volti femminili si possono rintracciare delle forme discordanti e critiche di identificazione che resistono alla normalizzazione e si pongono quindi in modo eventualmente inconscio, ma pur sempre polemico, nei confronti del paradigma dello sguardo oggettivante postulato da Laura Malvi, e quindi in una posizione di forte distanza rispetto all'uso del frammento come espediente voyeuristico di cui vi parlavo prima. E lo fanno postulando una soggettività meno esplicita, una soggettività in assenza anziché in presenza, una soggettività che esige di essere completata perché fuoriesce dal testo con una precisa strategia enunciazionale, il frammento appunto. È proprio nell'assenza che noi troviamo il nostro punctum di bartesiana memoria, l'interruzione generata dall'omissione di elementi plastico-figurativi, la mancanza, lo spazio vuoto, suggeriscono in qualche modo che l'identità c'è, ma non si può rappresentare come un dato chiuso e finito e quindi stereotipato. Una soggettività dunque che non si conforma, ma disturba lo spettatore perché lo pone in una posizione scomoda. D'altra parte, questi frammenti di volto forse lo fanno in maniera casuale, più o meno casuale, inconscia o magari no, ma ci interessa poco questo. Quello che mi interessa è che il posizionamento dello spettatore dissonante, scomodo appunto, come l'ho chiamato, è una strategia testuale che ha una lunga storia all'interno del panorama di chi, anche perché no, ponendosi in una posizione critica di genere, propone delle letture della rappresentazione femminile dissidenti, diciamo così, discordanti, dissenzienti sarebbe la parola giusta, perché è quella che usano le femministe. La storia dell'arte è piena di questo tipo di strategie, e così finiamo esattamente dove abbiamo iniziato, ed è appuntellata da tentativi di riappropriazione e mimetismo rispetto al ruolo del corpo, tutte finalizzate, come sottolinea peraltro anche Cristina De Maria in un saggio che si intitola Soggettività e differenze di genere, al decentramento appunto della posizione dello spettatore, riconfigurando la relazione tra chi guarda e chi è guardato. Pensiamo a Frida Kahlo, davvero, tanto per citare i nomi più noti sul tema, a Marina Abramovic, che ha fatto un po' la storia di questo modo dissenziente di scomodare lo spettatore, e lo scomoda a tal punto da farlo sentire a disagio questo spettatore. Lo fa in tutte praticamente le sue performance, in questa forse che vedete qui ha dato avvio a questa modalità di rappresentazione dell'identità e della propria soggettività così dissenziente. Questo è un frammento tratto da una performance di Marina Abramovic del 1990.
1982, a Napoli peraltro, fatta solo a Napoli in Italia, in cui praticamente lei era all'interno di una stanza, sono ferma, immobile, di fianco ad un tavolo più o meno simile a questo, sul tavolo moltissimi oggetti di qualunque tipo sparsi, c'erano catene, piume, coltelli di vario tipo, una pistola, quella che vedete nell'immagine, e lei immobile, lì in perfetta staticità, senza dire nulla e senza fare nulla, alla mercé dichiarata degli avventori che venivano invitati con un cartello ad utilizzare gli strumenti che trovavano lì sul tavolo nella maniera che più gli piaceva, anche sul corpo della performer. Gli avventori lo hanno fatto, le persone che per quella serata, è stata un'unica serata di rappresentazione di performance, lo hanno fatto, nel senso che hanno usato chi in maniera, diciamo così, innocua, la piuma per esempio, chi in maniera meno innocua, i coltelli, provocandole delle ferite sul corpo, e addirittura qualcuno le ha puntato alla tempia la pistola, salvo poi posarla e non sparare. Non è dato di sapere se la pistola evidentemente fosse carica o meno, ma il punto non era quello. Il punto su cui lavorava Marina Abramovic era il posizionamento scomodo dello spettatore nella decostruzione della relazione guardante-guardato, propria della performance come opera d'arte. Meno nota, molto meno nota, ma ugualmente molto scomoda, è Regina José Galindo, una artista performance del Guatemala, che di cose di questo tipo ne ha fatte moltissime. Qui fra tutte una performance in cui lei, durante la sua gravidanza, lei è incinta, adesso io ho scelto un'immagine non troppo violenta per rappresentare, ma se cercate sul sito di Regina José trovate tutte quante le fotografie tratte da questa performance. Sostanzialmente lei, questa è una performance che lavora e ragiona sul tema della violenza contro le donne, e per farlo lei appunto offre il suo corpo nudo, gravido, inerme, nella misura in cui si lega, lei è sdraiata su questo letto ed è legata con le mani al letto, impossibilitata dunque a muoversi, offre le sue gambe aperte alla visione dello spettatore, che appunto di nuovo viene posto in una visione scomoda, in un modo tale per cui potremmo dire è quasi insostenibile lo sguardo, e quindi perde quella connotazione voyeuristica, pur essendo lei nuda e tra l'altro appunto incinta durante la performance. Ma voglio dire, tornando indietro nella storia dell'arte, di artisti che hanno fatto della strategia di occultamento, di opacizzazione del volto una delle proprie forme di narrazione, evidentemente ne troviamo quanti ne volete. Questo è veramente, questo che vedete è veramente soltanto un esempio molto molto noto, tanto per farvi capire che non sto soltanto lavorando su testi d'eccezione, ecco, ma i testi che si offrono a queste possibilità di lettura sono veramente moltissimi. Nei frammenti di volto, e è veramente questa la mia frase conclusiva, possiamo rintracciare una materia ancora plasmabile che rende problematico il passaggio dalla storia individuale, e quindi lo spazio chiuso, familiare e privato, alla storia collettiva, e quindi lo spazio pubblico, aperto, politico, e in qualche modo rendere possibile quell'uso della categoria di gender che ho detto prima, sebbene forse appunto inconsapevolmente, ma
in questi ultimi diciamo esempi, mica tanto inconsapevolmente, come strumento politico, che sarebbe la sua vocazione reale, come ho detto in apertura, che opera sui linguaggi e appunto non si limita a problematizzarli. E grazie. Grazie molto alla professoressa Turco per questa presentazione molto, molto stimolante per noi, che riguarda un argomento che abbiamo toccato ma che non abbiamo ancora approfondito. Io ho molte domande, molti commenti, ma vorrei chiedere prima se voi stessi volete intervenire. Prego. Allora, innanzitutto un'osservazione e poi una precisazione sul passaggio iniziale è una domanda. E è molto interessante il discorso sullo sguardo in generale, sulla dinamica tra l'osservatore e l'osservato, o osservate in questo senso, che mi ha suscitato un parallelismo, perché mi sono occupato di quello per la triennale, con un altro contesto di diseguaglianza, caratterizzato da una diseguaglianza di fondo a livello sociale, ma non solo, anche a livello corporeo e mentale, per quello della psichiatria e di Franco Basaglia, che ha affrontato ovviamente il concetto di sguardo legato poi a un discorso di, lo lega poi al concetto di intervallo, ovvero a una prospettiva fenomenologica su come interagiscono due soggetti in un contesto decisamente asimmetrico e come lo sguardo inclusivo possa essere veramente edificante, che può veramente distruggere l'altro, e niente, insomma, questo pensiero così. Poi volevo chiedere a un certo punto una precisazione su sono un po' perso il passaggio, più precisamente, però su la differenza tra lo sguardo individuale e la rappresentazione culturale. Sì. Se può tornare su quel passaggio, perché non l'ho ben capito. Sì, certo. Ti dico la verità, mi stai facendo la domanda che è il centro delle mie lezioni di semiotica del gender, e che di solito a lezione io insomma impiego più o meno 3 lezioni per spiegare questa cosa qua, di 3 ore l'una. Quindi se non l'hai capita va bene, voglio dire, perché ci va più che una frase per scioglierla la questione. Rispondo poi. Sì, ok. Allora, provo ad essere sintetica e chiara allo stesso tempo, non so se ne sono capace. Quello che cercavo di dire in questo caso, ma vale insomma un pochettino in generale per questo tipo di approccio, è questo. Quando si parla di sguardo, adesso questo è un pubblico di studenti di semiotica, quindi probabilmente voi questo errore non lo fate, perché siete abituati a ragionare in questo modo e quindi a considerare anche il testo, insomma, nella sua struttura di enunciato in maniera, come posso dire, chiusa sebbene porosa. Però quando si parla di sguardo si fa facilmente l'errore di pensare che il problema sia chi guarda il testo fisicamente, cioè l'individualità che si pone di fronte a quel determinato film, quella determinata opera d'arte, e la guarda, ok? Il singolo individuo che fruisce in un determinato momento di quella visione fisicamente. La categoria dello sguardo non ha niente a che fare con questo, cioè non si preoccupa delle modalità e delle occasioni fisiche, contestuali, contingenti di visione, ma si occupa del modo in cui l'orchestrazione degli sguardi è costruita all'interno del testo, presupponendo delle strategie di visione che sono enunciate, non fisiche. E infatti ho detto ad un certo punto,
l'ho detto velocemente, però lo ripeto un pochettino più con calma adesso. Semmai il problema è il posizionamento del lattante osservatore, cioè quale strategia di osservazione il testo costruisce. Quello è lo sguardo, non io che vado di fronte a un quadro, mi ci pongo davanti e lo guardo. Ovviamente anche questo è uno sguardo, ma non è quel tipo di sguardo di cui parla Laura Mulvey. Laura Mulvey parla di quelle che sono le strategie di osservazione, di costruzione della posizione dell'osservatore interne al testo, non esterne al testo. Mi rendo conto che è complesso. In questo esempio quella dell'intenzione di suscitare... Per esempio, in questo testo sì. In questo caso. In questo testo, sì, grossolanamente possiamo dire sì, questo. Dimmi, Gaetano. Ah no, scusa, c'era... un'osservazione che corrobora l'ipotesi dell'attante osservatore maschile riguardo la frammentazione delle immagini. La femmina, fisiologicamente, ha una visione... Scusate, rido perché... Lui è un mio studente e comincia sempre così, ha queste categorizzazioni. La femmina. Ha una visione periferica più sviluppata. Il maschio dell'essere umano, il maschio invece è fisiologicamente più portato ad osservare il dettaglio. Quindi ritagliare un volto, per esempio, per far vedere soltanto l'occhio, è un modo di vedere il maschio, vede così. Cioè questa tua osservazione implica che io dovrei avere delle cognizioni di neuroscienza che non ho. E quindi non posso che... Massimo, aiutami. Sì, prego. Solo perché si lega questo. Non so quanto possa essere legato o meno, mi chiedo se non vi sia in questo una sorta di estetica di base che si sta formando. Mi viene in mente la pornografia alimentare, che certo. È detto porn, che in realtà risponde molto bene alle dinamiche che hai descritto. Assolutamente. Perché il principio di funzionamento è lo stesso, sì. Si va avanti con questo sguardo che è un errore appunto attico, proprio sì. Perché non punta alla mimesi della realtà, ma proprio a toccare sì. La materia cibo. E non so, mentre descrivevi quelle immagini sono d'accordo, mi sì. Quindi mi chiedo se forse al di là proprio di una questione di genere non vi sia anche un'estetica di fondo che fosse sì, 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 è assolutamente sì. Bisognerebbe, come posso dire, allargare il raggio d'azione dell'analisi e provare a capire quanto questo modello poi funzioni, ammesso che sia un modello, non lo so, funzioni in maniera più trasversale, non soltanto focus. Però sì, io ce la vedo questa cosa, mi pare di sì. Forse c'era Bruno che voleva dire. No, figurati, grazie a te, sì. Però solo una cosa piccolissima, cioè che anche questo si riconduce a una sessualizzazione generale della società, a mio avviso. Cioè, nel senso. Cioè, sia nel cibo, sia nei corpi femminili, sia nella pubblicità, cioè c'è comunque sempre questa esigenza di sessualizzare, e quando spesso si sessualizza si riconduce a non lo so, una al corpo femminile. Quindi cioè, non lo so, sì, cioè io adesso capisco quello che tu stai dicendo, non vorrei però neanche cadere nell'errore opposto di, avendo io un posizionamento femminista e politico evidente, di finire per dare questo, lo capisco e lo prendo, la accetto, diciamo così, come osservazione, nella misura in cui ti dico andrebbe testata, cioè bisognerebbe poi vedere quanto e fino a che punto questo modello sia generalizzato, perché un po' perché generalizzare non è molto semiotico, ma al di là di questo non bisogna poi fare l'errore appunto di trasformare. L'obiettivo dei gender studies è di natura politica, senza dubbio. Non bisogna fare l'errore però di usare questa strategia
politico, questa necessità politica in una strategia di lettura della società, perché altrimenti ovviamente tutto corrisponde a quello che noi ci aspettiamo che sia, perché facciamo in modo che corrisponda. Quindi può essere, però, come diceva la professoressa Stano, andrebbe fatta una valutazione sull'estetica della strategia di rappresentazione, che forse pervade altri ambiti e non soltanto quello nello specifico che riguarda il corpo delle donne, in questo caso il volto delle donne. Però sì, grazie, può essere testato. Io ti ringrazio, le tue lezioni sono sempre molto provocative, provocatorie e provocative. Io mi ritengo, diciamo, una femminista. Dico proprio una femminista, no? Però mi pongo innanzitutto il problema se studiare le rappresentazioni sia ancora una strategia valida per portare avanti una battaglia femminista rispetto a una questione femminile che per me c'è ed è palese, ad esempio in contesti istituzionali. Noi sappiamo bene che la posizione assunta dalle donne in contesti istituzionali è statisticamente minore rispetto a quella degli uomini, sappiamo che c'è un problema salariale forte. Sono dei dati incontrovertibili. Quando però tu mi dici che tu hai studiato tante rappresentazioni, un milione di casi di rappresentazioni in cui c'è uno sguardo maschile palesato, io ti potrei rispondere che per ogni caso che tu mi citi io ne posso trovare altri 30 dove questo sguardo non c'è. Cioè, certo. Nel senso, quando è che ci credo. Come femminista puoi o possiamo dirci contente di questa, di aver raggiunto un obiettivo, perché non penso che andare a guardare i testi in quel senso possa essere utile, onestamente. Cioè, tu mi dici ci sono ancora principesse postmoderne, prendiamo Hunger Games, l'eroe della storia è un'eroina, il mondo si appassiona moltissimo a questa storia. Tendenzialmente il fatto che sia femmina, per citare il tuo studente, d'altronde femminista deriva da femmina, tendenzialmente il fatto che sia femmina di fatto non è che ne fa qualcosa di diverso in termini e non è neanche connotata in quanto femmina in realtà come personaggio, se no che a un certo punto ha delle relazioni amorose che magari la collocano un po' nell'ambito principesco, però anzi diventa forse tra virgolette spiora il ridicolo nel momento in cui questa sua femminilità, come dicevi tu, quando tu cerchi di fare un testo che si mette dal lato opposto rischi di avere lo stesso effetto, perché in qualche modo diventi ridicolo oppure diventi pomposo. I film sono pieni di casi appunto dove la questione femminile è buttata dentro un po' così lateralmente, alla fine fa un po' ridere. Non so, sarà veramente il caso di andare a lavorare sui testi in questa maniera? Io penso che negli anni 70 aveva senso, perché c'era la cartellonistica stradale con la casalinga, eccetera, ma oggi siamo circondati di immagini. Potremmo anche sostenere che tutto il mondo è nazista perché ci sono molti testi nazisti, ma io non penso che sia tutto il mondo sia nazista. Spero, mi auguro di no, però. Allora, Bruno, da femminista, la domanda ti faccio io una domanda a te. Giustamente tu hai detto che ci sia un problema di disparità, di diseguaglianza, di disequità, poi qui insomma apriamo un problema linguistico molto molto importante che segna tutta la storia del pensiero femminista e che quindi di nuovo non possiamo sviscerare noi, però diciamo così, c'è una disparità di fatto in termini sociali, economici, stipendiali, insomma hai fatto degli esempi, che sussiste, esiste, c'è. In alcuni contesti, poi fammi 10 esempi in cui non c'è, però va bene, esiste, diciamo che esiste. Allora la mia domanda è, secondo te, perché? Cioè, se è superato il problema, se viviamo in una società che veramente non ha più relazioni con quel sostrato culturale, poi non ti sto dicendo che lavorare sui testi sia la soluzione, l'unica soluzione, la migliore soluzione, non lo so, io però faccio la semiologa
e quindi lavoro sui testi, è più contingente nel mio caso. Dopodiché quello che fa una femminista nel suo discorso politico forse è altro, perché magari i testi li produce, cioè Regina Costa Galindo non analizza testi, produce performance, così come Marina Abramovic, possiamo fare esempi che vengono da altri contesti diversi. Ma quindi diciamo così che nel mio caso specifico, ovviamente, come posso dire, l'amore per i testi viene prima del femminismo, o quantomeno nasce di pari passo, e quindi poi cerco di metterli in dialogo. Ma al netto di questo, da femminista, quindi non da studiosa, ma da femminista, la domanda che pongo a te, ma che in realtà si pone il femminismo in generale, quindi che è la domanda che riecheggia nei convegni in cui si parla di gender studies e di women studies, la domanda è: quelle disuguaglianze di genere che sono probabili, nel senso che sono statisticamente accertate e documentate, per esempio lo stipendio, adesso di questi ultimissimi giorni, l'ultimo dato rispetto al gap stipendiale tra uomini e donne, che ci dice che in Italia siamo messi benissimo, non è vero, è assolutamente un dato parziale che evidentemente non tiene conto di una tale quantità di cose che è quasi imbarazzante per come è presentato in maniera... appunto superficiale, ma va bene, diciamo che non importa, il dato italiano è uno dei dati, il dato europeo è abbastanza grave in generale, perché lo dico per chi non fosse, diciamo così, abituato a confrontarsi con questi strumenti, quando si dice che in Europa le donne guadagnano meno rispetto agli uomini, una certa percentuale in meno rispetto agli uomini, significa sempre a parità di ruoli e mansioni svolte, perché va da sé che se un signore fa il direttore di un'azienda e una signora fa la segretaria contabile, lei guadagnerà qualcosa di meno rispetto a lui, ma il punto non è perché lui guadagna di più e lei guadagna di meno, il punto è che un segretario contabile e una segretaria contabile che lavorano nella stessa azienda e svolgono gli stessi compiti hanno due stipendi diversi. Questa è così, viene fatta, creato il dato. Comunque, se è vero che sussiste questa differenza, questa è una tra tutte, peraltro venerdì mattina c'è stato a ECLE un convegno su questo tema con un economista che fa l'economista di mestiere, che presentava questi dati in maniera chiara, ed erano dati con su analisi fatte da lei, tra l'altro nel contesto torinese, quindi e rispondevano esattamente a questo modello, cioè le donne guadagnano mediamente di meno. La domanda che ti pongo è: perché? Cioè, da cosa si origina questa diseguaglianza di genere? È palese che potrebbe originarsi da un sistema di stratificato e sedimentato di rappresentazioni, cioè questo è proprio scontatissimo. Il problema è andare adesso a agire su quelle non potrebbe essere controproducente. Questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso, probabilmente sì. Non considerare di stipulare forse la categoria, nel senso che. Questo è un discorso aperto, no, questo sono d'accordo. Francamente da femminista, cioè, sono pure stanco di sentire parlare del fatto che la pubblicità del reggiseno fa vedere la donna in un certo modo, ma cioè, la pubblicità vuole vendere, A mia discolpa posso dire, a parte il fatto che vabbè, considerare la pubblicità come una strategia di vendita, tu mi insegni che non è corretto, però a mia discolpa, e possono testimoniarlo i miei studenti che sono presenti qua oggi, venerdì credo di aver detto che quando Intimissimi fa una pubblicità di un reggiseno mettendo in mostra un seno femminile fa bene. L'ho detto? Sì. No, non è una domanda, è un collegamento con quello che ha detto lui, e sarò poco dettagliato questo perché sono entrata da poco, quindi spero di non uscire fuori il tema. Però quando si parla di letture, secondo me invece è necessario dover studiare, per il fatto che giusto ieri ho visto un pezzo di puntata che ha fatto Presa Diretta proprio in merito alle letture dell'infanzia, e c'è il problema che le professioni che vengono proposte alle bambine nel gioco sono generalmente due: la casalinga e l'insegnante. Le professioni che vengono proposte agli uomini sono le più variopinte, dallo scienziato al professore universitario, perché se la bambina nel libro legge di fare l'insegnante, generalmente è una maestra infantile, se non tutto il resto. Oltre al fatto che ci sono persino letture
dove una di queste è stata denunciata, dove addirittura c'è questa storia del sole e della luna, dove c'è la luna che deve cucinare al sole, la luna un giorno si rifiuta di cucinare al sole e il sole decide di lanciargli una ciotola in faccia. Quindi direi che in realtà ci sia bisogno di studiare, ci sia bisogno di lottare, ci sia bisogno addirittura di produrre molti libri di lettura. Perciò credo che tu stia così, cioè tanto per ovviamente il tuo è un posizionamento femminista, diciamo così, di attività, ma lo so Bruno, ma io ho capito molto bene quello che vuoi dire. In realtà non state dicendo una cosa tanto diversa. Comunque mi pare che tutto si riconduca al problema, che, visto che insomma è una lezione di semiotica dei modelli culturali, e quindi cioè, bisogna ragionare sul problema dei modelli. Il problema è appunto un modello patriarcale, soprattutto quello che viene. L'ho detto che effettivamente l'uso di questa parola anche a me fa problema, ma lo dico da femminista e da studiosa, mi fa problema perché evidentemente, pur essendoci delle motivazioni che sono contingenti e reali rispetto all'uso anche attuale di questa parola, è effettivamente una parola che descrive un contesto culturale, quello degli anni 70, che forse, come diceva Bruno, non è più la realtà sociale. Vogliamo soltanto alcuni altri commenti, perché il tempo che abbiamo a disposizione, poi magari continuiamo su questa. Allora, c'era lei, poi c'era lei, c'era anche Vincenzo. La mia domanda era, d'altro, come mai ogni volta che si parla di femminismo si casca ovviamente nella questione di violenza sulle donne, e mai una femminista, questo non è una critica, però lo dico anche nella sua presentazione, non si parla invece della violenza magari che subiscono gli uomini anche da parte di donne? Guarda, è molto semplice, grazie, hai ragione. L'ho detto, è mea culpa, nel senso, quando gender studies non sono, c'è storicamente questa divisione, perché ovviamente io do per scontato un sacco di cose perché me ne occupo veramente, poi è chiaro che chi si ascolta queste cose invece per la prima volta non deve sapere tutto. Una volta i gender studies si chiamavano women's studies, poi sono diventati gender studies non a caso, quindi hai ragione, perfettamente ragione. C'è un dato statistico però, che quando si parla di violenza contro qualcuno, per il genere a cui questo qualcuno afferisce, perché se io entro in una banca e prendo una pistola e sparo al cassiere per farmi dare i soldi, anche se la cassiera è donna, non è violenza di genere, come posso dire, non attiene. Però se noi parliamo dei casi di violenza, la mia non era una presentazione sulla violenza, però per rispondere alla domanda sulla violenza, se noi parliamo statisticamente dei casi di violenza di genere, cioè della violenza agita nei confronti di un altro individuo o individua per il genere a cui costui o costei appartiene, la proporzione globale, cioè se noi parliamo di dati mondiali, e considera che il sommerso di questo dato è enorme, quindi ovviamente abbiamo una conoscenza solo parziale di quella che può essere, viaggia su proporzioni di 9 a 1, cioè nel 90% dei casi le vittime sono donne, nel 10% dei casi sono uomini. Dopodiché sono assolutamente da considerare, ci mancherebbe altro, ovvio che sì. Lasciami dire che le donne subiscono violenza di genere di più. Su questo è indubbio. Spesso e volentieri gli uomini che subiscono violenza di genere subiscono violenza di genere perché sono omosessuali quando sono uomini. Cioè nel 10% un buon, questo lo dicono le statistiche, io poi non sono né una sociologa né una... Tutta la violenza di genere, è tutta, anche lo stalking è violenza. Io immagino ci sia, un gran numero di uomini che hanno subito violenze sessuali da donne, violenze comunque abusi, e che non hanno mai, come tante donne
lo fanno, però lì è io non lo so. Allora, io questo non lo so, nel senso che non lo so quanti uomini hanno subito violenza di genere e non l'hanno denunciata, come peraltro non so quante donne hanno subito violenza di genere e non l'hanno denunciata. Quello che so è che le statistiche oggi dicono che siamo su in una proporzione di 9 a 1. E vabbè, quindi, boh, almeno su questo, non so come dire, non è un primato tanto divertente, tanto... Cioè, faremo anche a meno, eh? Non... Condanniamo comunque... Certo, ovvio, ovvio che sì, di mio genere. Volevo solo dire che sono vicino alle questioni di genere da quest'anno, grazie al suo corso. E... Questo è uno spot, lui è pagato invece. No, no, grazie al suo corso e quello del professore Stefano Vicini. E prima non sapevo assolutamente nulla, sapevo che poco, sì, avevo già le mie idee chiaramente. E forse studiare testi serve per far comprendere, non per risolvere il problema, non lo risolvo. Vedremo, poi studiate i testi, questo è ma forse per far comprendere a monte le asimmetrie di genere ci sono un problema enorme, più che mai attuale, è utile invece studiare i testi, mi sembra, questa è la mia idea. Grazie. Vale per poco, per me. No, perché no, è tua. Vincenzo? Sì, io molto rapidamente. Ti ringrazio per l'intervento, secondo me è pieno di riflessioni e mi dici che è solo l'inizio di... Serverò la forza. Io butto lì due cose che mi sono venute in mente. La prima è che il tuo discorso mi sembra che si relazioni direttamente, soprattutto poi nel cinema, Bruno, proprio in so sbaglio, con tutti quegli studi di Pietro Montani, e anche di noi sull'assenza, sul taglio, sul non visibile, certo, nel cinema, sulla possibilità di dar senso attraverso tutte queste mancanze, insomma. Sì, insomma, ma un pochino anche, ma a me un pochino la questione del silenzio da Umberto Eco in poi, voglio dire, ce l'ha, insomma, come posso dire, ha accompagnato, no? Un pochino la mia. E c'è un secondo punto su cui forse sono un po' più critico, ed è che la mia impressione è che spesso la dicotomia pubblico-privato non sia, sufficiente a comprendere una serie di cose, quindi parlo della categoria semantica, sì, perché mi sembra che ci siano almeno due direzioni che ci permettono di scomporre questa distinzione pubblico-privato anche nei social network. La prima è uno spazio aperto, chiuso al canale comunicativo, quindi visibile o non visibile. La seconda è uno spazio agibile o non agibile, quindi in cui tu hai diritti e o poteri, dovremmo fare la distinzione. E arrivo alla questione. Tu hai spazi come Facebook, che tu puoi vedere, anche se quello spazio tecnicamente può essere legalmente anche privato o meno, ma sono condivisi, e viceversa anche degli spazi attuali intimi che sono spazi chiusi all'azione degli altri, al potere degli altri e anche allo sguardo degli altri, quindi come venire categorizzati. A me sembra che un aspetto molto interessante del tuo discorso vada nel fatto che spesso c'è questa equiparazione. E qui forse io penso si possa trovare qualcosa in questo sguardo maschile, nel passaggio diretto dal spazio aperto comunicativo a spazio del potere, sì, dell'azione. Quindi dato che io posso guardare una ragazza, tutte le foto di una ragazza su Facebook, tutti i selfie e così via, io ho culturalmente accettato che ho un certo potere di azione, di giudizio intanto, ma a livello poi anche superiore, quindi da stalkeraggio fino a... questa è un'idea che mi sembra già interessante, cioè forse il problema non è tanto, o meglio, il problema è tutto quello che dici tu, ma è anche questa ancora idea che dal guardare all'agire non ci sia necessità di traduzione. E, giusto per farti un esempio che ha fatto scatenare tutto questo, è un problema nei videogiochi, ovvero l'idea che tu puoi avere dei personaggi femminili che sono, per usare dei termini ben usati anche da chi vuole difendere queste figure, empowering, quindi sono Lara Croft o Bayonetta o personaggi che sono molto forti, carismatici, eccetera.
ma il problema è che da un certo tipo di sguardo sessualizzato o meno si passa al fatto automaticamente che c'è un certo tipo di controllo totale su quel personaggio. Certo. E questo è ancora un problema con Lara Croft, sì, sì. Nel momento in cui, pur essendo stata desessualizzata nella sua ultima iterazione, c'è questo sguardo di controllo che è diventato una sorta di protezione. Questo è lo stesso autore che dice: io non voglio che chi gioca si pensi di avere un avatar, cui... ma voglio che abbia qualcuno da controllare per proteggerlo, che è un'altra regola molto paternalistica. Molto. Molto. Quindi era solo... Grazie. No, grazie. Devo dire che è un pochino dentro la mia testa, in maniera incompiuta però. Questo il mio discorso potrebbe andare a parare laddove, insomma, appunto trovassi le forze di portarlo avanti verso un totale superamento della polemica tra spazio privato e spazio pubblico. Peraltro, l'ho detto ad un certo punto, credo forse un pochettino tra le righe, nei social network ci sono gradi diversi di realizzazione di questa polemica. Facebook è, oltre ad essere il più comune, è anche forse il più superato tra i social network. Io non credo che i nostri giovani studenti siano più su Facebook, o se ci sono, ci sono liminarmente. Se penso, io però non lo conosco tanto bene, quindi mi riservo il diritto di ripensarci più avanti, ad altri strumenti come per esempio Periscope, credo che siamo veramente in quella categoria che stai dicendo tu, e in questa, diciamo così, addirittura realizzazione del controllo sull'azione. Però alzo le mani davvero perché non sono sicura, non lo conosco bene. Parliamo del questo domanda, però, soltanto, però se torniamo un attimo sulla slide con i frammenti. Secondo me la questione interessante che possiamo porre da due punti di vista, cioè un punto di vista quantitativo e un punto di vista qualitativo. Abbiamo gli strumenti per fare entrambe le cose. La questione è se ci sia una maggiore predisposizione da parte di un autore empirico, diciamo così, femminile, a proporre un'immagine frammentaria e frammentata del proprio volto rispetto a un autore empirico maschile, rispetto a questo formato, a questo genere e a questo medium, perché poi ce ne sono altri, certo, che magari ovvio. Ciò non avviene. Allora, potremmo fare un'analisi quantitativa, mm-hmm. alla Mannich, abbiamo gli strumenti per, sì. per condurla, e secondo me sarebbe molto interessante farlo. Manovic ha già dimostrato che ci sono sì. delle sono differenze di genere non così marcate come quanto si ipotizzava tra self maschili e self femminili. Sì. Però dal punto di vista qualitativo secondo me è interessante capire se c'è una autopercezione e anche inconscia di una frammentazione del viso, non soltanto fotografato ma anche del proprio viso, sì. Maggiore diciamo nel soggetto femminile rispetto al soggetto maschile. Io da semiologo ovviamente non penso a una differenza di carattere biologico, ma a una differenza prodotta da un lungo periodo certo. storico-culturale certo. che poi ha nel trucco e nel make-up il suo, come dire, uno dei suoi elementi fondamentali, nel senso che le donne storicamente, culturalmente, in molte tradizioni hanno imparato a segmentare il proprio volto sì, sì. e a considerarlo come costituito da una specie di grammatica in cui ogni elemento deve ricevere la sua valorizzazione, ma riceve anche di contro la sua devalorizzazione. Certo. Quindi questo secondo me è una cosa da studiare sì, rispetto sono, alla frammentazione. Sono d'accordo. Guarda, sì, ovviamente non ho elementi sufficienti per rispondere al dato qualitativo. Posso ipotizzare un dato quantitativo invece, perché la ricerca più o meno l'ho fatta, non ho utilizzato strumenti statistici precisi, se non diciamo così l'istinto, e c'è una sproporzione sì, molto sì, forte. Niente. Sì, 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 sì. Ma infatti mi sembra veramente una. Diciamo, una io le ho eliminate, li ho eliminati fra me. Nella mia ricerca ce n'erano parecchi di più di maschi. Sì, sì. Li ho eliminati volutamente, ma c'era anche una ricerca appunto così molto insomma non con nessuna vocazione statistica, però
con una sproporzione nei risultati, secondo me, evidente ad occhio nudo. Immagino che un contatore penso che mi darebbe ragione, però vale la pena davvero testare. Sono d'accordo. Allora, raccogliamo e poi risposta complessiva. Allora, prima che non ha avuto la parola, per favore, delle passioni ha parlato di pornografia come categoria, anche della trasparenza, del fatto che è uno sguardo molto trasparente. Molti invece potremmo pensare l'erotismo con uno sguardo più opaco, e quindi in senso che strada uno sguardo appunto completo sul profondo, mentre invece la sua ricerca si basa sul frammento che è così dovrebbe essere così trasparente quasi da ribaltarsi nell'erotismo, e l'erotismo, chiamando in causa lo spettatore, si pone anche un po' come seduttore dello stesso spettatore. Quindi si potrebbe pensare che chi scatta questi autoritratti, questi selfie, potrebbe essere anche, diciamo, vedersi riappropriata di un'agency, in quanto attraverso lo strumento dell'obiettivo fotografico si pone essa stessa o esso stesso, di un'agency, appunto, di essere un istruttore alla fine. Quindi in questo senso poi c'è stato un passaggio tra quel periodo proprio della ricerca che andava contro il patriarcato, in cui magari la rappresentazione era più sessualizzata perché si basava su uno sguardo più fotografico, mentre invece adesso si cerca uno sguardo più erotico. Allora, raccogliamo magari tutte le domande e poi tu fai una, se ti va bene, una conclusione. Certo, come no. Allora, c'era, ho visto lei, voi due, prego. Allora, premetto, spero di risultare chiara perché... lei ha detto prima che lo sguardo è una strategia di osservazione che il testo istituisce, perché è interno al testo stesso. Nel caso di Facebook... Sì. Alla luce delle innumerevoli funzionalità, come per esempio accade oggi, come l'anniversario di amicizia, come di recente il buongiorno che Facebook stesso dà all'utente annotando notizie relative al tempo, alla stagione, è possibile che la strategia di Facebook non vada incontro, non sia per così dire sessualizzata, ma sia temporalizzata, vuol dire l'identità dell'utente in tutto ciò? Non credo, almeno per quanto mi riguarda, credo appunto che non sia soggetta ad un processo di sessualizzazione, ma ad un processo di temporalizzazione. Quindi, perché vedendo anche la questione degli autoscatti, mi è venuto in mente appunto questo. Non so lei cosa pensa. Io, non è una domanda, è più una osservazione. Mi ha colpito, essendo questo un seminario sul volto, mi ha colpito molto una delle prime slide dove si vede la porta e dietro il corpo, esatto, questo. Il corpo della donna. E quello che mi ha colpito è il fatto che questa donna non ha un volto, non si vede proprio il volto. E sembra proprio, cioè, un oggetto dove viene tolta la soggettività della persona, cioè non ci interessa di chi sia questa volta, l'importante è che noi possiamo soffrire della visione di esso. E mi ha colpito perché mi ricordo che c'era una lezione che venne fatta da nome sinceramente, in un argomento del genere, sempre sul femminismo, mi veniva presentato come in alcune serie televisive, per esempio Verità in quel caso, la presentazione delle persone veniva dei giocatori, insomma, dei concorrenti, veniva fatto l'uomo dove si veniva guardato il volto e poi le spalle, le gambe, cioè tutto il corpo, mentre la donna veniva presentata dalle gambe
e poi piano piano sì, l'inquadratura si arriva verso il viso. E anche lì c'è questa immagine, mi colpì molto perché anche lì si vede come il, viene tolta la soggettività della persona, cioè l'individualità della, della donna, cioè non è importante tanto vedere chi è lei, però prima è importante vedere il corpo di questa. E, l'ultima cosa che dico per me, è il fatto che noi si parla tanto di violenza sulle donne, sia verbale che fisica da parte degli uomini, però allo stesso tempo, e forse è un po' una provocazione quello che sto dicendo, io utilizzo molto social, cioè, guardo molti social network, come tutti, Facebook, soprattutto Instagram, e una cosa che a me mi dà molto fastidio a volte è vedere la parte delle donne che utilizzano il proprio corpo nel modo, cioè, le postazioni di foto, per esempio, dove si vede il corpo molto bene, un po' una foto magari provocante, dove si vede le gambe, il seno, eccetera, eccetera, dove non si mostra il viso e poi magari viene descritta la foto con magari nel fondo della foto c'è un gatto e viene scritto il mio cucciolotto, per esempio. Cioè, a me, cioè io vedo una violenza da parte degli uomini, sì, però a volte anche da parte delle donne, secondo me questa parte allora, abbiamo un velocissimo, rapidissimo commento. Prenderei con le pinze l'esempio di Hunger Games, perché non conosco, quindi non in quel caso la polarizzazione della sessualità è molto marcata dai personaggi. Lo stilista è gay, l'aiutante, e quindi secondo piano è una femminuccia, come diciamo dal punto di vista. Lei diventa una femminuccia quando l'unico personaggio veramente forte, che poi non mi ricordo il nome, è l'unico che sembra il vero maschio, sempre tra virgolette. Certo, certo. Quindi non, secondo me non è un buon esempio di eccezionalità. Uno spunto urgente. Mi amano, capisci? Io è una piccola padronfarina, io sono una ragazza violentata, quindi non sessualmente ma fisicamente, e per quanto riguarda secondo me, e sono anche meridionale, e c'è una grossa distinzione in Italia da questo punto di vista tra settentrione e meridione, proprio dal punto di vista della violenza fisica e della violenza di genere. E, non sono stata, cioè non ho avuto giustizia, quindi non c'è stata condanna per mancanza di prove, e soprattutto voglio rispondere dicendo che secondo me c'è la male informazione, cioè non c'è informazione da questo punto di vista, e per lo più c'è informazione ma è molto, molto spesso strumentalizzata e sfocia tantissimo nella pena, cioè nel senso io vengo vista come poverina, come quella che ha subito delle violenze, quindi poverina, e tantissime volte anche in università sono stata vista come quella che ha provocato. Quindi secondo me c'è una grossissima differenza dal suo punto di vista e c'è, secondo me non c'è informazione e la giusta informazione. Allora, si vede che il tema è molto, molto caldo, io non credo che la professoressa Turco abbia la possibilità di rispondere a tutte queste domande, e io vi invito a seguire il suo corso. Pensavo a scriverle così che risponde. Semiotica del genere. E ho avuto paura. A leggere anche i suoi testi, molti dei quali sono disponibili anche su internet, la professoressa Turco ha anche molto pubblicato la nostra rivista Lexia. Ci sono due minuti, i temi sono tanti, numerosissimi. Allora, però se vuoi dare un input finale, ma così puoi proseguire, ci sono anche questi temi. No, allora. Sì, grazie, è un suggerimento che colgo, magari ci lavoro. Onestamente non ho lavorato nello specifico sulla categoria del pornografico e dell'erotismo per questa relazione, quindi bisognerebbe indagarle un pochettino meglio, anche un pochettino valutare la letteratura che c'è alle spalle per poter... Però grazie, è un buon suggerimento. Non ne ho la più pallida idea, nel senso che
Sì, può assolutamente essere quello che dici tu. Io in realtà non ambivo e non ambisco e non credo cambierò mai a fare un'analisi di Facebook. Mi interessava di più l'immagine di profilo, insomma, il selfie come modalità enunciativa del soggetto all'interno dello strumento social network. Quindi è sensato quello che tu dici, però è oggetto di un altro tipo di analisi, quindi va bene. Sì, cioè, è vero, ci sono un milione di analisi che vanno nella direzione che dici tu. Credo che forse il testo più insomma, divulgativo su questo è Il corpo delle donne di Zanardo, che si occupa esattamente di questa roba qua che dici tu, è divulgativo, lo dico in maniera esplicita, sul quale io personalmente ho delle riserve, ma magari ne discutiamo in altra sede. Però diciamo così, in maniera più superficiale e per chiudere un pochettino il discorso che tu hai aperto, secondo me quello è un testo di riferimento corretto. Non posso che essere d'accordo con te. Grazie, Federica.